guarda chi c'è stato lì, tutti a sentire. E Namo su ci ha portato certi bistecconi così. Facciamo il taglio. Qui non servirebbe neanche il coltello. Ciao amici di Bracciami Ancora, noi ci troviamo sul Ponte San Carlo, siamo a Praga. Stiamo andando a cenare da Meat Eater Steak and Wine. Pronunciato Brava. Bene Michele? Sì. Ci stanno aspettando, qui si cena presto. Perché ragazzi stiamo andando in questo ristorante? Molto semplice, perché è stato aperto da un italiano, Daniele, nel 2019 e in questi anni ha scalato tutte le classifiche possibili e immaginabili qui della Repubblica Ceca. A noi come storia ci è piaciuta e lo siamo venuti a trovare. Siamo arrivati! The perfect Czech experience starts here. Aspettative altissime, uno che scrive una cosa del genere, beh, insomma, alza l'asticella di parecchio. Troveremo a Praga la bistecca perfetta? Nel frattempo mettete like e seguiteci, iscrivetevi a questo canale. Paola, forse se glielo dici te qualcuno si iscrive. Iscrivetevi al canale di Bracciami Ancora, ancora non l'avete fatto? Altrimenti che fai? Ti spiezzo in due. Ma a chi spezza? A me o a voi? Ho nel dubbio, voi iscrivetevi. Consueta carrellata, ragazzi, sull'outfit di Paola che così si presenta per questa cena a Praga. Buonasera. Buonasera. Ciao. Eccoci. Il ristorante, ragazzi, è molto elegante e adesso capisco perché Paola è venuta tutta a chitta. Io ovviamente sono il solito sdrucito con la mia camicia jeans. Molto bello, i tavoli sono spaziosi, noi abbiamo questo tavolo che ha fatto sulla strada, caratteristico, mi piace. Per ora, insomma, l'impatto è bello. Mentre tu parlavi sono arrivati i menù. C'è qualcosa che ti intriga? La mia curiosità, che avevo già un po' studiato, insomma le seguivo già, è su questo filetto di Wagyu, e sembra che sia anche uno dei loro piatti corti. Quindi io su questo, insomma, insisterei per averlo. Poi per il resto ci facciamo anche consigliare dallo chef. Prima di continuare il video e prima di ordinare, vi voglio presentare Daniele. Ci facciamo una bella chiacchierata. Ha detto Daniele se lo andiamo a trovare in cucina. Andiamo, io non vedo l'ora. Dai. Certo. Seguiteci per altre incursioni in cucina. Quello di spalle è Daniele, con la divisa grigia e comunque grande cucina a vista. Vai Paola, fai incursione te, che se entri prima te è sempre meglio. Ciao Daniele. Ciao Daniele. Ciao. Ben trovato, ciao. Stasera. Che ci fai mangiare? Mangiamo Wagyu filetto, mangiamo un ottimo Suami ribeye steak, mangiamo con una cottura diversa dal normale. È quella che mi sono studiato per creare, per dare al meglio alla carne la succosità e la tenerezza. È una tecnica inusuale. Ho due griglie. Il Wagyu viene preparato su uno yakitori, mentre per quanto riguarda le bistecche in osso o le bistecche normali, su un kamado. Io adoro utilizzare dispositivi dove posso avere il controllo della temperatura, cioè io decido quanto impostare la mia temperatura. Non escludiamo, cara Paola, altre incursioni in cucina quando le tue griglie saranno, diciamo, con la carne sopra. Come al solito, ragazzi, quando si entra in cucina, Paola inizia a confabulare con i suoi colleghi, con gli chef, iniziano tutte delle disquisizioni tecniche che poi vengono sintetizzate e che, ragazzi, ci aiutano a rendere sempre migliori i nostri video. Grazie a Paola e grazie a tutti gli chef, ragazzi, che ci raccontano i loro piccoli grandi segreti. Questo ci permette, ragazzi, di darvi sempre un messaggio migliore, contenuti migliori. Daniele, che ci hai portato? Per oggi per voi abbiamo il filetto di Wagyu giapponese Kagoshima A5, come vedete un ottimo filetto. Vi ho selezionato questa ribeye steak dalla Danimarca, un'ottima marinatura, 45 giorni in dry age. Poi di solito offriamo anche dalla Polonia e dalla Finlandia due altre selezioni, come anche l'americana, un Black Angus. Per voi questi due, se siete d'accordo. Filetto e questa costata. È abitudine in questo ristorante portarvi la carne che mangerete. Siccome si è deciso di prendere questo Wagyu, questo filetto di Wagyu, ragazzi, è una cosa che io, che giro tanto, e tu pure Paola, io personalmente una roba del genere non l'ho mai vista.
Questa è una porzione da 200 grammi. Però guardate ragazzi che filetto, guardate che marmorizzazione, guardate che livello di grasso. Generalmente siamo abituati a considerare il filetto una carne magra. In questo caso sto filetto tutto è fuorché magro, ma ci sta perché è maglio. A few moments later. Quello che olio è? Vinacciolo. Daniele ci ha portato un Malbec strepitoso. Il vino argentino, ragazzi, spacca. Daniele, abbi pazienza, ti ho fatto abbassare e ho stravolto i classici schemi di presentazione dei piatti, ma per esigenze sceniche dice un po' che ci abbiamo. Questo è benvenuto che offriamo a tutti i nostri clienti. Partendo da sinistra si trova il formaggio di capra con mandorla e limone, sopra una gelatina di acqua fermentata di pomodoro. Poi in sequenza è un chip di ceci con maionese al peperoncino alla base, pomodoro fermentato sopra e una fogliolina di wasabi. Come ultimo invece abbiamo un hummus di ceci con carota fermentata gialla da mangiare insieme alla nostra focaccia fresca di giornata. Tra i tre io ho preferito il caprino. Non mi aspettavo questo sapore così delicato eppure accattivante. Poi c'è un crunch particolare che... Michele, va fatto così, devo andare. Daniele sta spiegando a Paola come cucina il cordon bleu della Findus, giusto? Giusto. No, scherzo ovviamente. A voi due vi separo, perché tu Daniele dai i suggerimenti e i tuoi consigli e sveli i tuoi segreti solo a lei e a me mi lasciate fuori. Ascolta, e non va bene. È un confronto tra professionisti. No, ma avete tirato fuori, capito? Cioè, hanno tirato fuori il sottoscritto. È geloso. Vi rendete conto? Io ho capito una cosa, Lui, se fosse stato nel villaggio dei Puffi, sarebbe stato quattro occhi. Assolutamente. Sicuro proprio. Attacca certi pipponi, ragazzi, che la metà bastano, ma tutte cose serie. Paola, e come avrebbe detto Puffetta? Ti spiazzo in due. No! Avrebbe detto diversamente. Hai finito di cincischiare? Ancora no. Ah, ok. Io torno a tavolo. Visto che ci ho preso gusto, ragazzi, mi faccio spiegare gli starter di nuovo da Daniele, inginocchiato vicino a Paola. Partiamo da il midollo d'osso con gambero rosso di Mazara del Vallo, una maionese al plankton marino e una grattata di wasabi fresco. Poi abbiamo la cappa santa con due cotture in padella e in yakitori. La padella serve per dare la caramellizzazione, lo yakitori per dare l'affumicato. Su un letto di purea di romanesco piccolo e fermentato sopra e una beurre blanc con vermouth e olio affumicato. Per ultimo invece abbiamo il nostro brisket che viene cotto fino a 80 gradi col barbecue in affumicatura, poi viene finito in sous vide con un raviolo che è eseguito con i ritagli del brisket e una zuppa di cipolle, il nostro gelato al castelmagno con riduzione di fichi balsamica su un letto di polvere di savoiardo, quello che noi usiamo nel tiramisù, poi recuperiamo all'estero, lo disidratiamo e creiamo il nostro crumble. Rassicuriamo tutti, state sempre su Bracemi Ancora, non siete inavvertitamente passati sul canale di Giano e Franci in Cosa Mangiamo Oggi, ok? Ma questa è una steakhouse di fine dining, ma pur sempre una steakhouse. Sì, loro si definiscono steakhouse un po' più... E Namo su ci ha portato certi bistecconi così e quando non mi porta certi bistecconi così sei una steakhouse, su. Va bene, va poi bene. Lo sai che me c'ha la romanità a me, no? Sì. Sempre nonna di Pietralata c'avevo, Ah sì? Sì, non ve lo scordate. Vabbè, sono andato sotto l'abbazia, ma uguale. Ma mi sa che l'abbazia 2, Pietralata 0. La cottura, io già lo vedo ad occhio, è perfetta, perché la cappa santa, la cosa più difficile è proprio la cottura. In questo caso il colore è traslucido. E quella è una caratteristica che non è né cotta troppo né cotta poco, quindi cottura perfetta. Io vado all'assaggio. Molto interessante, buono. C'è questo... broccolo circolare che poi ti ritorna e riparte. Broccolo circolare. Devo dire una cosa, ma la devo dire a bassa voce, perché se Daniele la sente gli si apre una coda da pavone a 360 gradi.
una capesanta del genere, sapete dove l'ho assaggiata? Una cosa simile, ma per tecnica, audacia e capacità di cottura gli assomiglia. No, guarda chi c'è stato lì. Tutti a sentire. È nate. L'ho mangiata da Ecce Barri, ma non glielo dite, se no poi la coda da pavone fa 360 gradi. Buonissima. Qua ci sta il primo mortacci, quanto è buono. Paola, facci sognare, assaggio sto midollo. Io vado prima così, pure questa la cottura è perfetta. Midollo, questo è gambero di Mazara, c'è del rafano. È strano perché sembra quasi che il gambero abbia un sapore molto simile al midollo, cioè nel senso si accompagnano bene, è un abbinamento che ci sta a tutto. Sarò di poche parole. Se venite qua, ordinatelo perché merita. Ragazzi, è arrivato il momento del brisket. Voi non lo sapete, ma io sono stato addirittura giudice delle gare barbecue. Poi le gare barbecue mi rompevano le palle perché mi devastavano la bocca e non le ho più fatte. Comunque, è assolutamente di livello. Il brisket, Michele ha dimenticato di dirlo, è fatto con la punta di petto di manzo, ma va assaggiato in questo caso con questo gelato al Castelmagno, che tra l'altro è anche il mio formaggio preferito. Adesso vado anche di raviolo. Questa è la particolarità, che anche qua sia una cucina circolare, che questi sono i ritagli, ok, che vengono da questo taglio qua, che vengono messi come ripieno del raviolo. Tra tutti i piatti, quei due sicuramente più femminili, più ruffiani, questo è proprio maschio. Adesso ti devi fidare di me. Premessa, Paola si è possessata della telecamera, sì. Mi hanno mandato al bagno, hanno confabulato e mi hanno messo qui. Non so a cosa sto andando incontro. Un meringone gigante. Aspetta. Mettiamo sopra un pezzo, un ritaglio di focaccia. Posso annusare o no? O vado dritto? Vai diretto. Per me non è un problema, io mi mangerei anche i vostri pedalini sporchi se me li proponessero in un certo modo, quindi io mando giù tutto. Burro fermentato da 2 anni ormai, affumicato una volta a settimana, salato, è burro francese, viene lavorato mezz'ora ogni giorno. Infatti io stavo proprio per esclamare, mortacci quant'è buono! Proprio così stavo dicendo, sì, lo sai. Ti esce? Ma non l'ho capito bene? Se il peccato avesse una forma, sarebbe, diciamo, rappresentato così, come questo super meringone. Intermezzo burroso terminato, si va in cucina perché, Paola? Perché adesso c'è l'ultimo passaggio della prima bistecca che ci arriverà al tavolo. Quindi... Io lo dico subito, sta bistecca ci ha avuto tanti di quei passaggi, più passaggi di quando io voglio andare a Roma Sud partendo da Roma Nord, piana metro, piana autobus, ripia metro, ripia l'autobus. Sì. Quindi mi aspetto come minimo che sia perfetta. Quarto, quinto che? Passaggio. Ah, il quarto, quinto passaggio. Sì, non ho perso il conto di quanti passaggi hanno fatto queste bistecche. Mi aspetto che sia una super bistecca. Ha spennellato il nostro filetto di wagyu con il tallo dello stesso wagyu. Adesso andrà a farci l'ultimo passaggio, che è sullo yakitori. Vediamo la cottura. Questo è il nostro sale che utilizziamo sulle nostre bistecche, è formato da castrodusci, mushroom e un'alga per dare il massimo dell'umami al sapore della bistecca. Non si sente come sale a livello di extra sapore, ma riempie il palato. Questo sul wagyu non viene messo direttamente sopra, ma di fianco al piatto, perché lasciamo la scelta al cliente di utilizzarlo o no. Come il nostro pepe, che è formato da India, Etiopia, Madagascar e Cambot, bagnato in un rum vanigliato per dargli un sapore unico e assolutamente piacevole sulle nostre bistecche. Impiattamento semplice come piace a me. Se la morbidezza è inutile dirla, un filetto di wagyu. Qui non servirebbe neanche il coltello. Eh sì, si taglia. Questa è una cottura studiatissima, è avvolgente come cottura. E nel caso di questo filetto, credo di poter dire che un filetto di wagyu non esiste cottura migliore per cucinarlo. Mi sto un po' esponendo, però è così. E la mia tecnica prevede che non perda neanche una goccia di sangue la materia prima, che sia dry age o wet age, perché tutto il sapore deve rimanere all'interno e tutta la succosità deve rimanere all'interno. La vedete che la carne è lucida, non è opaca, non è secca. Se perdesse un po' di sangue, perderebbe del gusto. Il wagyu, ragazzi,
è sempre quella spugnetta di grasso che vi esplode in bocca. A parte questo, questa indicazione necessaria, è cotto magistralmente bene. Okay. Siamo pronti con la bistecca. Questo è il colore che ha le nostre bistecche. Mettiamo il taglio. Un goccio di olio d'oliva, 100% oliva taggiasca, sempre il nostro sale e sempre il nostro pepe. Direi che la cottura è perfetta, ma ragazzi, oramai abbiamo capito che Daniele in questo è molto molto capace. Assaggiamo. Questa bistecca per cottura e condimenti e approccio si avvicina al concetto di quello che potrebbe essere la bistecca perfetta. C'è anche una raffinata nota di frullatura ben riuscita, promossissima. Questo è il cuore della bistecca, ragazzi, vedete? Questa è una costata, che è la costata un po' più anteriore, ok? Non è quella proprio centrale. Io prendo anche questo, che è il pezzo di copertina. Ah, brava! Questa dobbiamo assaggiare. Era come immaginavo, con questa tecnica di cottura, la copertina è mangiabile, ok? Perché io sono più per evitarla, no? Quando si hanno delle cotture dirette, molto più, diciamo, maschie, no? Come quella della griglia diretta, della brace diretta. In questo caso, questi lunghi passaggi hanno permesso anche che la coperta raggiunga una propria morbidezza. Ora vado all'assaggio di quello che è il cuore della bistecca. La cosa strana è che la consistenza della copertina è quasi identica a quella del cuore della bistecca. Al di là del fatto che vi abbiamo presentato una steakhouse condotta da un italiano all'estero, questo video lancia un messaggio su quanto sia importante il personale che voi ristoratori mettete di fronte alla griglia. Deve un po' tramontare quest'idea che mi prende del primo cingalese che vende le rose a Campo dei Fiori e lo mettete di fronte alla griglia, perché poi i risultati sono drammatici. Mettete sempre, ragazzi, un pezzo di carne dal valore di 100, 150, 200 euro in mano a un cristiano e si presuppone che sto cristiano debba avere una certa preparazione. Ho detto bene, ho detto giusto? Tutte e due. Mi piaci quando non mi contraddici, lo sai? Abbiamo il nostro purè di patate fatto col 35% di burro francese su ogni chilo di patata ratè, perché per fare il purè serve la patata ratè. Questo è un doppio procedimento, cotto prima a 72 gradi, poi cotto a 95 gradi in acqua salata e passato tre volte a Sinoa. Abbiamo la nostra patata fritta, qui usiamo una tripla frittura, dopo che abbiamo fatto un passaggio in acqua e un passaggio in cottura a vapore per soli 10 minuti. Finiamo con un tartufo sopra grattato, c'è un sale maldo ma al tartufo, quindi abbiamo una doppia dose di tartufo e abbiamo creato in abbinamento una maionese al tartufo, quindi è l'omaggio all'autunno. E qui andiamo a presentare la nostra insalata, un'insalata con mandorle a scaglie tostate, fichi freschi e un dressing di fichi fermentati, fatti da noi. Ragazzi, la cena è finita, il dolce lo abbiamo saltato, vi ho ringraziato ma non lo abbiamo preso. Per le considerazioni finali però ci vediamo domani mattina perché vogliamo sedimentare. Tomorrow. Cari ragazzi, allora abbiamo speso 482 euro, la location ragazzi è molto esclusiva, il servizio curatissimo, siamo all'interno di un contesto di fine dining e poi Daniele è molto bravo, molto professionale e la carne che vi propone è di altissima qualità. Quindi se venite qua sapete cosa aspettarvi, troverete una qualità ragazzi ad altissimi livelli. L'indirizzo ve l'abbiamo dato, questo video finisce qua, noi ci vediamo sabato prossimo, un abbraccio, che la brace sia con voi e adesso gustatevi tutta l'intervista a Daniele, ciao! Lui è Daniele Govoni. Ho detto bene, da Bologna. Daniele, in due minuti qua dobbiamo riassumere la tua storia professionale, tu nel 2019 mi arrivi a Praga. No, 2009. No, scusa, infatti, 2009 mi arrivi a Praga, ci stai 10 anni, te ambienti, nel esatto. 2019 mi apri la steakhouse. Meat eater, esatto. Okay. Carnivoro, ragazzi. E che succede? Che tanto impegno, fortuna, prendo conquisto la Repubblica Ceca, nell'arco di 6 mesi vengo nominato migliore steakhouse della Repubblica Ceca da Forbes e poi continuo a fare evoluzioni fin quando continuiamo a mantenere questo titolo ormai da 4 anni
e abbiamo un ottimo riscontro con i nostri clienti, con le nostre tecniche, e siamo una sorta di steakhouse fine dining. Ok, che è un concetto che ci piace esplorare. Non si trova tantissimo in Italia questo concetto, no, di steakhouse fine dining, è un concetto che noi non abbiamo. Qui nell'Europa del nord e nord-est, come possiamo definirla? No, è centrale in realtà. Centrale. Comate, Chito? Molto bene in realtà, perché qui c'è molto una cultura orientata dagli americani, e quindi cosa succede? Che qui abbiamo veramente il concetto della steakhouse di alta fascia, non la steakhouse dove si va in trattoria e si mangia carne, ma una fascia di livello molto molto alta e tanta concorrenza.